sono in grado oggi di presentare la nuova giunta ufficialmente, anche se non sarà insediata ufficialmente fino a che il tribunale non avrà concluso le procedure di proclamazione dei consiglieri. Quindi la giunta al momento opererà, credo, ufficialmente solo attraverso gli atti del presidente. Comunque, io ho tenuto per me soltanto praticamente, oltre al coordinamento delle varie attività, ma le attività internazionali e nessun'altra delega. Troverete nell'elenco un'indicazione sui grandi eventi, che peraltro non ci sono, ma insomma, però assamai. Aldo Reschigna, che sarà vicepresidente, avrà le deleghe al bilancio, al patrimonio, agli affari legali, oltre alle, diciamo, ai rapporti col Consiglio e agli enti locali. Gianna Pentenero, qui mi hanno, avrà la filiera istruzione, formazione professionale, lavoro. Antonio Saitta, sanità e politiche assistenziali in connessione con la continuità, diciamo, assistenziale. Francesco Balocco, ex sindaco di Fossano, che avrà trasporti, infrastrutture e opere pubbliche. Alberto Valmaggia, che è impegnato a scuola perché non ha ancora finito, lui insegna, credo, all'Istituto di Agronomia, avrà l'ambiente, parchi, montagne e foreste, urbanistica e programmazione territoriale e protezione civile. Giorgio Ferrero, che è qua, agricoltura, caccia, pesca e rapina. Giuseppina De Santis, che alla mia sinistra, avrà le attività produttive, quindi tutto ciò che riguarda industria, commercio, imprese cooperative, artigianato, quindi Rete Impresa Italia, l'innovazione, i fondi europei, i rapporti con i politecnici, con gli atenei, diciamo, e anche con i centri di ricerca pubblici e privati, più le partecipate. Antonella Parigi, che tutti conoscono, circo dei lettori, cultura, turismo e promozione della regione, ovviamente sono tre cose che si legano. Giovanni Maria Ferraris, sport, personale, polizia locale. Monica Cerutti, giovani, diritto allo studio universitario, cooperazione decentrata, pari opportunità, diritti civili e politiche per l'immigrazione. E infine Augusto Ferrari, che è l'altro che non può esserci perché a Roma ha un convegno della Confartigianato, novarese, politiche sociali, della famiglia e della casa.